rimandate alla prossima settimana le sorti del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Tra Futsal-Gela e Vigor San Cataldo il risultato finale è di 2-2. Inizia meglio la Vigor che dopo 11 minuti si porta in vantaggio di 2 gol grazie alla doppietta del numero 10 Niccoli. Il Gela ci prova in tutti i modi ma accorcia le distanze solo al 21esimo con Caglià. Secondo tempo con un San Cataldo chiuso in difesa e un Gela completamente offensivo che pareggia i conti al 24esimo con Brasile. Entrambe le squadre vanno ora a 60 punti in attesa della sfida del 15 aprile tra Gela e la Madonnina. Oggi abbiamo pareggiato ma abbiamo vinto, ha vinto questa città, ha vinto lo sport, perché un palazzetto così pieno, così gremito di gente che tifava, è stato veramente un grande spettacolo. Abbiamo finito questa partita in parità, perdevamo, cioè abbiamo provato delle emozioni straordinarie. Ci giocavamo la Serie B, questo bisogna ricordarlo, per cui voglio dire tutto questo rappresenta veramente un percorso. Nulla è perduto, abbiamo pareggiato, andremo a fare l'ultima partita fuori casa e poi se ci saranno un pareggio della classifica ulteriore ci sarà uno spareggio ulteriore con il San Cataldo che ha dimostrato di essere una squadra molto attrezzata, per cui voglio dire ci stiamo giocando questa partita in tutto e per tutto, sono sempre fiducioso, siamo contentissimi perché francamente oggi non meritavamo di perdere la partita, abbiamo avuto un mare di occasioni, la fortuna non è stata dalla nostra parte, ma sappiamo bene che quando si gioca a calcio a 5 nello sport è anche così. Comunque siamo contenti e soddisfatti di questa bellissima giornata. È stata una partita equilibrata tra virgolette, perché levando i primi minuti di gioco del primo tempo dove loro sono andati avanti di 2 gol grazie a 2 nostri errori, che ci può stare, mio Dio, però ci capita spesso di approcciare le partite in questo modo nei primi minuti e poi ci tocca recuperare. È anche vero che hanno avuto grande carattere, grande determinazione, perché è una partita del genere con questo pubblico, il 2-0 può mandare KO qualsiasi avversario, invece c'è stata una grande reazione davanti a questo meraviglioso pubblico, perché è un'emozione fortissima giocare con il palazzetto pieno. Li ringraziamo, hanno cercato di trascinarci e in parte ci sono riusciti. Mancava la ciliegina della rimonda per il 3-2 che avrebbe fatto esplodere il palazzetto, però vediamo, sicuramente io prevedo uno spareggio di nuovo con questi avversari.